Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6, ampia pagina di cronaca in apertura. Grave frontale ieri sera sulla variante della statale 16 nel territorio di Francavilla al Mare, morto sul colpo un giovane di 29 anni originario di Rocca Montepiano. Sotto shock l'intera cittadinanza del piccolo paese del Chietino. Alfredo Primante. Lo schianto terribile è avvenuto poco prima delle 22 nella galleria Le Piane sulla variante alla statale 16 di Francavilla al Mare. Nel frontale tra una Smart Fortwo e un furgone che trasportava medicinali ha perso la vita il conducente dell'autovettura Vito Liberatore, 29 anni, di Rocca Montepiano, piccolo paese dell'entroterra chietino. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Chieti, la Smart guidata da Liberatore diretta a Francavilla si è scontrata con il furgone condotto da un 25enne di Montenero di Bisaccia in provincia di Campobasso. Nell'impatto Liberatore, che lavorava per una ditta di Farafigliorum Petri e viveva a Francavilla al Mare, è morto sul colpo. Il conducente del furgone invece è stato estratto prima che il mezzo prendesse fuoco ed è stato ricoverato in ospedale con traumi guaribili in 20 giorni. Difficile il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco di Chieti, che hanno dovuto domare le fiamme propagatesi nella galleria. Le indagini invece sono affidate alla stradale Teatina, che ha condotto anche i rilievi. Lievi i disagi al traffico in serata a Francavilla, ma è stata tanta la paura per gli automobilisti che sono sopraggiunti poco dopo l'incidente. Un grande lutto che ha colpito la nostra comunità, questo è il primo commento del sindaco di Rocca Montepiano Adamo Carulli postato su Facebook. Ieri sera una giovane vita è rimasta vittima di un terribile incidente, ha scritto ancora su Facebook il primo cittadino, che ha anche comunicato la sospensione in segno di lutto dell'iniziativa prevista per questa mattina in piazza Belvedere. Sempre nel post del sindaco è stato espresso da parte del comune e di tutta la cittadinanza il più profondo dolore per la scomparsa di Liberatore, un amico di tutti, un ragazzo che stava tornando a casa dopo un'intera giornata di lavoro. Infine le condoglianze alla famiglia. La simpatia di Vito e il suo stare bene in mezzo a tutti saranno il più bel ricordo che porteremo dentro ciascuno di noi. Assalto al bancomat della Tercas a Controguerra in provincia di Teramo. L'allarme è scattato poco dopo le 3, quando un forte boato ha svegliato il Piazza del Commercio, sede della filiale. All'arrivo della vigilanza privata dell'istituto e delle forze dell'ordine, i locali erano completamente devastati, distrutti dalla forte esplosione. La banda infatti avrebbe utilizzato troppo esplosivo abbinato all'acetilene, gas utilizzato solitamente per alimentare la fiamma ossidrica. La cassaforte per il prelievo automatico è di fatto saltata via dalla parete, ma dei soldi nessuna traccia. Da più di un mese infatti gli sportelli bancomat della Popolare di Bari, che si trovano nei paesi di periferia, vengono disattivati ad ogni fine settimana, ovvero non vengono più caricati di banconote. Gli investigatori dovranno ora esaminare le telecamere della videosorveglianza per cercare di dare un volto agli autori del gesto, che potrebbero essere almeno 3. E poi ancora è di oltre 3 kg di droga sequestrata il bilancio dell'operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotto dal personale del commissariato di Atri durante il controllo di un'autovettura a bordo della quale viaggiavano due coppie di giovani, risultata sotto sequestro amministrativo. I poliziotti hanno rinvenuto all'interno di un borsone nascosto nel bagagliaio due involucri di cellofan contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di circa 523 grammi. La perquisizione dei 4 giovani, 2 ragazzi e 2 ragazze, di cui una minorenne, tutti incensurati e residenti in provincia di Milano, è stata estesa anche alle stanze d'albergo prenotate a Roseto degli Abruzzi. Qui gli agenti, all'interno di un altro borsone, hanno trovato ulteriori 4 involucri contenenti marijuana ed una bustina di hashish, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento. In totale sono stati sequestrati 3 kg di marijuana e mezzo chilo di hashish, verosimilmente destinati ad alimentare il mercato della costa teramana durante il periodo estivo. I 4 sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Cambiamo ora argomento. Fondi per 24 milioni di euro in arrivo per le scuole abruzzesi che hanno subito danni dagli ultimi terremoti. Ad annunciarlo il presidente della regione Luciano D'Alfonso. Paolo Renzetti. Noi abbiamo già investito oltre 50 milioni di euro nel corso degli ultimi 24 mesi, queste sono risorse del piano nazionale della struttura di commissariato di Errani e dei 4 presidenti delle regioni, continuiamo su questo fronte, tenete conto che l'Abruzzo ha ricevuto il 10% del totale dei danni dal terremoto e noi assumeremo per i cantieri necessitati una cifra che non sta sotto il miliardo di euro. Così come
giorni chiuderemo la partita riguardante i danni da maltempo e dovrebbero ruotare attorno ai 90 milioni di euro. Ci servirà molta speditezza della pubblica amministrazione e anche dei comuni per fare in modo che le risorse istruite da noi con Palazzo Chigi poi tornando ai comuni possano essere gestite e rendicontate. Poi dobbiamo lavorare sugli altri programmi sapendo che mettere mano all'edilizia scolastica significa mettere mano ad una realtà molto complessa poiché viene tenuta in esercizio costantemente. 9 mesi di attività scolastica restringono i tempi di cantiere, però prima si comincia meglio è, e voglio anche dire che l'Abruzzo allargherà anche il territorio ricompreso nel piano Casa Italia. Per adesso c'è soltanto Sulmona, ma noi ci faremo entrare almeno altri 4 comuni. Posso anche accennare di sicuro il comune di Penne, poi il comune di Pratola e poi 2 comuni del Teramano. E ora la politica, parliamo di ballottaggio a L'Aquila con l'annuncio arrivato in giornata di Riscatto Popolare con il leader della lista Riscatto Popolare Silveri, che ha annunciato l'apparentamento con il candidato del centrodestra Biondi. Vediamo. Ballottaggio 25 giugno, arrivano così i primi apparentamenti. Se da un lato Carla Cimoroni, candidato sindaco della lista civica L'Aquila chiama L'Aquila, aveva già anticipatamente detto che non si sarebbe apparentata con nessuno e neanche il Movimento 5 Stelle, che tra l'altro in caso di vittoria di Pierluigi Biondi, candidato del centrodestra, non entrerà neanche in consiglio comunale, arriva il primo apparentamento formale, ufficializzato, quello di Giancarlo Silveri di Riscatto Popolare con il candidato del centrodestra Pierluigi Biondi. Scrive Silveri che la lista di Riscatto Popolare ha deciso di apparentarsi formalmente con la coalizione di centrodestra. In tal senso il movimento è pronto ad impegnarsi fortemente per ottenere il massimo consenso elettorale che possa consentire la vittoria. Tutto questo mentre l'ufficio centrale ha formalizzato l'ammissione al ballottaggio dei 2 candidati, Americo Di Benedetto con 18.395 voti, Pierluigi Biondi con 13.903. E come prevede l'articolo 72 del decreto legislativo del 2000, entro domenica 18 giugno è possibile presentare collegamenti da parte delle liste presenti al primo turno con i candidati ammessi al ballottaggio di domenica 25 giugno, ulteriori rispetto a quelli già formalizzati con gli stessi candidati sindaci in occasione del voto dell'11 giugno, i cosiddetti apparentamenti appunto. Per questa ragione, oltre ad oggi, gli uffici degli affari istituzionali della sede di via Filomusi Guelfi in Villa Gioia saranno operativi anche domenica 18 giugno dalle 9 alle 18. Da oggi il comando stazione Carabinieri di Francavilla al Mare è intitolato all'appuntato scelto Gian Gabriele Menichini, medaglia d'oro alla memoria, morto tragicamente investito da un treno il 3 marzo del 2004 a Pescara nel corso di un inseguimento. Vediamo. Un eroe dei nostri giorni, scomparso tragicamente nell'adempimento del proprio dovere. A Gian Gabriele Menichini, appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso la compagnia di Pescara, scomparso tragicamente il 3 marzo del 2004, investito da un treno mentre stava partecipando ad un inseguimento di alcuni malviventi nell'ambito di un'operazione antidroga, è stata intitolata oggi, nel corso di una cerimonia molto sentita, la caserma del Comando Stazione di Francavilla al Mare. Generale, l'intitolazione della caserma del Comando Stazione di Francavilla ad un eroe dei nostri giorni, non è esagerato parlare di eroi quando si perde la vita nell'adempimento del proprio dovere? No, a un buon carabiniere, Gian Gabriele Menichini sicuramente non sapeva di dover morire, però sapeva di poter affrontare questo rischio, lo ha fatto perché la sua missione è quella di rendere un buon servizio alla comunità come quella di tutti i carabinieri, e noi lo onoriamo perché deve essere anche d'esempio per tutti noi, oltre che di riferimento per la sua comunità. Ci sono i carabinieri che rendono un servizio sul territorio, che ascoltano, che sentono, che capiscono i problemi della gente, ma soprattutto c'è la capacità dei carabinieri di creare una bella relazione con la comunità e quindi di convocare tutti i rappresentanti della comunità e tutti gli appartenenti alla comunità a fare il proprio compito. Se tutti hanno un obiettivo e se c'è una buona relazione all'interno di una comunità, anche la sicurezza se ne giova, indipendentemente dal numero dei carabinieri e dai mezzi a disposizione. Tra chiusure di strade e di servizi vari, i commercianti del centro storico aquilano chiedono un pizzico in più di attenzione per loro. Vediamo.
Una chiusura momentanea di un tratto di strada, come vedete da ordinanza, da questo cartello alle mie spalle che la indica, un tratto di strada piccolo, c'era anche la transenna appunto per chiudere in realtà una decina di metri. I lavori che si stanno effettuando sono quelli di smontaggio della gru al Grand Hotel della Villa Comunale, commercianti questa mattina inferociti perché non aveva senso effettivamente chiudere da qui la strada e non permettere a chi ha attività commerciali comunque ha dei permessi di poter raggiungere la loro attività e anche la loro abitazione in alcuni casi. Un cartello messo però soltanto stamattina o al massimo ieri sera tardi, dopo la chiusura dei negozi, che annuncia la chiusura di un tratto di corso ma solo per qualche ora. Lavori per smontare la gru che ha effettuato i lavori di riparazione al Grand Hotel della Villa Comunale in pieno centro all'Aquila, che tra un mese dovrebbe riaprire i battenti. In realtà, per come erano state installate le segnaletiche per i commercianti di quel tratto, era addirittura impossibile entrare ed uscire dalle loro attività, quando sarebbe bastato chiudere soltanto la parte interessata dai lavori. Anche i lavoratori dell'ASM per la rimozione dei rifiuti hanno fatto dietro front stamattina e poi sono stati richiamati. Lavori necessari, per carità, e che riapra il Grand Hotel è un'ulteriore buona notizia per l'Aquila, ma i commercianti della zona chiedono maggiore attenzione e rispetto e anche comunicazioni un po' più con tempo. Noi chiediamo un po' di rispetto, farci sapere le cose prima di effettuarle, sono tante cose, siamo abbastanza bistrattati da tutti quanti. Ma chiediamo semplicemente un po' più di attenzione nei confronti proprio di quelli che sono i commercianti, le attività commerciali, ma anche dei nostri clienti, avvisare o mettere un cartello un giorno prima, due giorni prima di una possibile chiusura di una strada, credo che non costi poi tutta questa fatica. In realtà, ci racconta qualcuno, spesso vengono messi dei cartelli e non vengono neanche rimossi, tant'è che la gente pensa che alcuni tratti siano ancora chiusi e così evita la zona. Di affari già se ne fanno pochi, se ci si mette pure la cartellonistica datata, il gioco è veramente fatto. Nessuno, pochissimo proprio, e quei pochi che vengono non hanno nemmeno più la voglia di spendere qualche cosa. Presentata in provincia di Pescara la manifestazione Eremi, percorsi tra arte, natura e spiritualità. Si parla di Eremi, si parla di questa iniziativa dell'Accademia Belle Arti dell'Aquila. Direttore, vogliamo spiegare il senso di questa iniziativa? Il senso di questa iniziativa è collegare la spiritualità dei luoghi, appunto come gli Eremi, alla spiritualità dell'arte. Che cosa significa far dialogare questi due aspetti che possono apparire diversi ma che sono in realtà congiunti? I nostri studenti in questo modo possono anche verificare che cosa significa realizzare una mostra in luoghi così particolari. Quindi cosa vedremo in questa manifestazione? Vedrete delle opere realizzate dagli artisti specificatamente per questi luoghi qui. L'esposizione non è solo riferita all'opera, ma è riferita anche al percorso per arrivare in questi luoghi. È il luogo stesso parte dell'opera. Ci sono anche delle novità rispetto alla passata edizione? Diciamo che in questo caso ci saranno meno eremi, però diciamo, la realizzazione di questa iniziativa sarà più scientifica. Quali sono gli eremi che ovviamente faranno parte di questo progetto? E poi i docenti che si sono interessati ovviamente dell'iniziativa spiegheranno, diranno quali sono gli eremi. Noi cercheremo a turno di coinvolgere tutti gli eremi comunque che sono presenti in Abruzzo. Teniamo presente che questa è una caratteristica particolare di questo territorio e va assolutamente rivalutata. Torniamo all'Aquila per vedere il prossimo servizio con un convegno dove si è parlato di responsabilità sanitaria. La responsabilità sanitaria dopo la legge Gelli è stata al centro del convegno annuale delle donne giuriste italiane, sezione dell'Aquila, nello splendido scenario del convento di San Domenico. Sul tavolo gli aspetti penalistici e medico-legali della riforma, ma anche quelli civilistici, contabili e assicurativi. La responsabilità sanitaria trova una disciplina più organica sia in tutti i suoi aspetti, quelli penalistici, quelli civilistici e in più per quanto riguarda le azioni della Corte dei Conti. Per quanto riguarda il paziente e i parenti del paziente, adesso è possibile l'azione diretta, per cui chiedere direttamente il risarcimento davanti all'assicurazione, come funziona per l'RC Auto. Per cui
nell'intento del legislatore c'è quello di avere un risarcimento certo e in tempi più rapidi. La sicurezza del malato, ma anche la tranquillità del medico stesso, passi importanti con questa riforma ne sono stati fatti, come assicura la dottoressa Patrizia Masciovecchio. Questa nuova legge è una legge molto complessa, però ha un grandissimo obiettivo e un grandissimo merito, quella di coniugare, di riportare il paziente al centro delle cure e di attenuare in qualche modo, almeno ci prova, la responsabilità penale e modificare la responsabilità civile del medico per far sì che il medico anche si trovi in una situazione, diciamo, meno osservata, meno stressata nello svolgere la sua attività professionale. Il merito più grande comunque di questa legge, oltre a queste modifiche giurisprudenziali, è quello di aver spinto molto sulla sicurezza delle cure, obbligando le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le regioni, ad istituire dei centri di gestione del rischio clinico finalizzati non tanto al risarcimento quanto alla prevenzione del danno, quindi ad evitare che nell'ambito di strutture complesse come strutture sanitarie possano accadere errori, quindi a individuare gli errori e a gestirli e rimuovere prima che il danno si realizzi. Ampia pagina di sport, si va completando il mosaico delle panchine di Serie B. L'allenatore del Pescara, Zdenek Zeman, è tra i 9 confermati. L'Abruzzo sarà molto ben rappresentato. Fabio Grosso e Andrea Camplone siederanno sulle panchine rispettivamente di Bari e Cesena, praticamente fatta per Vincenzo Vivarini ad Empoli. Massimo Oddo invece potrebbe ripartire da Palermo. Vediamo. In attesa che l'ultima promossa dalla Lega Pro definisca la propria scelta, va definendosi il mosaico delle panchine in Serie B. Sono 9 gli allenatori confermati, 12 quelli nuovi. Il Pescara riparte ovviamente da Zdenek Zeman e la scelta del Boemo lo scorso febbraio, dopo l'esonero di Oddo, era stata pensata soprattutto in ottica del campionato cadetto, essendo ai tempi piuttosto segnata la retrocessione. Conferme senza titubanze per le neopromosse, vincitrici dei gironi di Lega Pro, che magari sognano il doppio salto di categoria come fatto da Benevento e Spal. La Cremonese riparte da Tiglio Tesser, il Venezia da Super Pippo Inzaghi e il Foggia da Giovannino Stroppa. Altre conferme sono quelle di Andrea Bollini a Salerno e Roberto Venturato, che ha portato ai playoff da neopromossa il Cittadella. Premiati per essere entrati in corsa e aver tirato fuori le rispettive squadre da situazioni molto difficili, si sono guadagnati così la permanenza Andrea Camplone a Cesena e Walter Novellino ad Avellino. Situazione particolare per Giampaolo Castorina, da allenatore della primavera della Virtus Entella, è stato promosso in prima squadra 3 giornate dalla fine al posto dell'esonerato Roberto Breda e quest'anno dirigerà la compagine ligure dall'estate. Cambi invece per le squadre che hanno mancato la promozione. Il Frosinone si è affidato a Moreno Longo, reduce della brillante salvezza a Vercelli. Lo Spezia riparte dal debuttante in cadetteria Fabio Gallo. Il Bari ha scelto il pescarese Fabio Grosso in uscita dalla primavera della Juventus. Mancano le firme, ma in sostanza definiti gli allenatori di 2 squadre eliminate dai playoff. Dopo esserne stato un giocatore di riferimento, ora c'è Federico Giunti nel futuro della panchina perugina. Pesca dalla Lega Pro anche il Carpi, che per il dopo Castori si affida ad Antonio Calabro. Il Novara invece ripartirà da un tecnico abbastanza esperto come Eugenio Corini, mentre Roberto Boscaglia, dopo aver lasciato proprio la panchina dei piemontesi, torna a Brescia, dove aveva fatto discretamente bene 2 anni fa. Ascoli e Provercelli tenteranno la via della salvezza con 2 debuttanti, uno assoluto, Enzo Maresca, che alcuni mesi fa ha appeso gli scarpini al chiodo ed ora guiderà i bianconeri marchigiani. In attesa del patentino, l'allenatore sarà comunque Fulvio Fiorin. A Vercelli spazio a Gianluca Grassadonia, che ha comunque una lunga carriera sulle panchine di Lega Pro. Fabio Grosso e Andrea Camplone non saranno gli unici abruzzesi in panchina. Manca solo l'ufficialità, ma è praticamente fatta per Vincenzo Vivarini alla guida del retrocesso Empoli. Massimo Oddo potrebbe essere il neotecnico di un'altra retrocessa, il Palermo. Dipenderà dal positivo epilogo del closing Baccaglini-Zamparini. A Terni, se andrà in porto la trattativa tra la società neroverde e l'Unicusano, l'allenatore sarà Pokesci. E dopo aver vinto il campionato di Serie B con la Spal, il difensore abruzzese Cristiano Del Grosso parla del Pescara e anche del Giulianova. Vediamo. Ripartire con riazzerando un po' tutto, deve essere bravo anche, anche la tifoseria, deve essere comunque vicina alla squadra.
si riazzera un anno negativo che ci può stare e si va avanti, perché comunque il calcio ti dà sempre la possibilità di riconquistare qualcosa. Con la società però c'è una frattura al momento difficile da sanare. Sì, insomma non sono stato tanto vicino a queste cose, però se ci fosse una frattura, ripeto, bisogna un attimino parlarsi, è chiaro, davanti, perché non un confronto con la gente in modo civile, perché si voglia ripartire tutti insieme. È chiaro che certi sbagli non si ricommetteranno e la gente magari in certi frangenti deve essere più vicina ancora di più alla squadra, come il popolo pescarese lo sa fare bene. Due parole, direi, Cristiano, le possiamo spendere anche per il Giulianova. Io sono di Giulianova e i colori giallorossi li ho portati per una vita. Li ho lasciati nel calcio, dove era bello vederlo a Giulianova in C1, Rubens Fadini pieno, quindi. Però devo prendere atto che questa nuova società è capace di fare di bene, si è subito rialzata, una mano gliel'ha data il mio grande Federico Del Grosso, che è il mio gemello, veramente si danna l'anima per il Giulianova e lui è per me un eroe, perché ha avuto veramente coraggio di fare certe cose per il Giulianova, quindi il mio pensiero sta lì, ma infatti mi dividono i 30 chilometri che io quasi ogni giorno comunque faccio per andare a trovare i miei e tornare a pescare, quindi sono giugliese e pescarese. E ora la Lega Pro, lunedì la presentazione ufficiale di Asta e Repetto. Nel frattempo in casa Teramo iniziano le valutazioni sui componenti della rosa che potrebbero rimanere e quelli che dovrebbero lasciare invece la squadra. Jacopo Forcella. In attesa della presentazione di Asta e Repetto, prevista per lunedì allo stadio Bonolis in casa Teramo, iniziano le manovre per capire quali saranno le conferme della rosa e quali dovranno essere le uscite per snellire l'organico e alleggerire i conti biancorossi. Partendo dai portieri, si farà un tentativo col Foggia per riavere Narciso, che ha avuto un grande impatto dal suo arrivo e sembra essere un giocatore potenzialmente in grado di calarsi perfettamente nel ruolo di Chioccia. Dal Pescara invece tornerà sicuramente Tomas Calore, che probabilmente potrebbe avere la prima opportunità di una stagione da titolare tra professionisti dopo un anno da dodicesimo. In difesa certi Caidi e Speranza, la batteria ed esterni va certamente rinnovata. Probabile l'addio di Imparato, mentre il contratto di Camilleri è in scadenza a fine giugno e certamente non sarà rinnovato. Gli altri sono da valutare, a partire da Stefano Scipioni, passando per Sales, Carcalis e Altobelli, questi ultimi due in quota Pescara, che potrebbero tornare anche loro di nuovo in biancorosso. A centrocampo i nodi più grandi sono quelli legati a Spighi e Carraro. Per il primo bisognerà valutare se fisicamente è in grado di dare quelle certezze per poter garantire un numero di partite superiore rispetto a quello garantito quest'anno. Per il secondo il discorso è differente, perché sarebbe di difficile collocazione nel 4-3 pensato da Asta. Di Paolo Antonio invece è il pezzo pregiato e si spera che non arrivino per lui proposte irrinunciabili, mentre lo svincolato Amadio firmerà a titolo definitivo col Teramo. Il discorso fatto per Spighi riguarderà anche Mirko Petrella in attacco, mentre Tempesti sembra in uscita. È intoccabile Fratangelo, che rappresenta il presente e il futuro del diavolo. Da valutare invece la questione relativa a Marco Sansovini, e sarà un tema questo che porterà via qualche giorno prima della soluzione definitiva. Barbuti invece sembra poter strappare la conferma, magari non con il ruolo da titolare assicurato, ma per giocarsi una maglia da titolare durante la stagione. E cambia la sede del ritiro precampionato del Teramo. La squadra biancorossa a luglio lavorerà ad Alfedena in provincia dell'Aquila. Lo scorso anno la sede del ritiro era stata Ovindoli, sempre nell'Aquilano. In attesa di sapere se il Francavilla verrà ripescato nel campionato di Serie D, si lavora ad una nuova compagine dirigenziale dopo l'addio dell'ormai ex patron De Vincentis. Ascoltiamo a tal proposito il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani. È ormai ufficiale l'addio dell'ex patron del Francavilla Calcio De Vincentis, però sindaco Luciani, voi state lavorando e non da oggi per assicurare un futuro al calcio giallorosso, una nuova compagine societaria, in attesa di sapere se il prossimo anno il Francavilla giocherà in Serie D come molti tifosi si augurano. Ricordo il mio primo discorso da presidente del Francavilla Calcio, perché prima di essere sindaco sono stato presidente del Francavilla Calcio. Il primo discorso che feci all'interno degli spogliatoi ai ragazzi
è questo. Dissi: signori, i presidenti passano, gli allenatori passano, i calciatori cambiano, c'è una cosa che resta, il Francavilla Calcio, che esiste fin dal 1927, con diverse fortune, alterne fortune, ma esiste da tanti tanti anni e resterà. Ecco, ripeto la stessa cosa, noi stiamo lavorando affinché il Francavilla possa iscriversi nella serie più alta alla quale avrebbe diritto, perché oggi fare una domanda di ripescaggio in Serie D è cosa fattibile, possibile, e quindi stiamo però cercando le forze economiche che ci consentano di fare questo passo. Lei non ci dirà ovviamente i nomi, però ci può dire che ci sono degli imprenditori che avrebbero manifestato l'interesse ad entrare nel Francavilla Calcio? Imprenditori o no, ci sono sicuramente persone che ci stanno approcciando in questi giorni, si susseguono una sorta di consultazioni. È ovvio che l'ultima parola poi ce l'avrà sempre il presidente De Vincentis, che ha ancora in mano il pallino societario, però lui si è dichiarato disponibile a favorire, diciamo, una cessione senza grossi traumi, e quindi io sto lavorando per trovare gli interlocutori adatti. Cambiamo disciplina, al via la stagione del beach volley allo stabilimento Quattro Vele di Pescara, dove nei giorni scorsi si è svolto un collegiale della nazionale italiana femminile. Luigi Alfieri, è già partita la stagione del beach volley al Quattro Vele, tra l'altro avete ospitato qualche giorno fa la nazionale italiana femminile di beach volley, ma quest'estate, come sempre, e qui da voi ci saranno diverse manifestazioni, tanti tornei per gli appassionati di questa disciplina. Sì, quest'anno, che in realtà come stagione è già iniziata, noi abbiamo riaperto chiaramente i nostri corsi dal mini beach agli amatori e ai professionisti, quindi abbiamo riaperto il centro che ha ripreso a pieno regime. E abbiamo già ospitato la nazionale femminile di beach volley, che è venuta a fare un collegiale qui da noi. Insomma, il nostro è un centro importante, ben attrezzato, per cui diciamo che è il nostro fiore all'occhiello. Poi sono iniziate anche le attività con le tappe nazionali dell'Under 21, e approfitto per citare che, insomma, sono state fatte due tappe, una a Milano e una a Giulianova, e noi le abbiamo vinte tutte e due. Abbiamo il piacere di presentare il nostro nuovo direttore tecnico, che è James Martin, un allenatore brasiliano che tanti conoscono, ha vinto parecchi scudetti, insomma è un talento della panchina, diciamo. Per cui partendo da questo presupposto, poi gli eventi saranno molteplici, dai tornei per il mini beach, ospiteremo la tappa della nazionale dell'Under 21 e poi una tappa del circuito nazionale Biper, che è il nostro appuntamento poi clou, che avverrà nella settimana di Ferragosto, oltre a tanti altri tornei di livello minore, però comunque sempre importanti e sempre aggregativi per lo scopo della nostra associazione. E finisce qui la seconda edizione del TG6, vi rimando alla prossima, la terza, alle ore 23. Buona serata.